Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nella fantastica isola di Madeira e oggi faremo il sentiero Calderao Verde, che dovrebbero essere all'incirca 8 km, 7 km e qualcosina, per arrivare a Calderao Inferno. Però ho visto dal sito ufficiale che un tratto per Calderao Inferno è chiuso e quindi arriveremo fino alla cascata di Calderao Verde. Questo sentiero è considerato uno dei più belli dell'isola, quindi assolutamente da fare, e oltretutto è considerato anche la foresta amazzonica portoghese. E infatti, guardate quanto è verde, e sostanzialmente perché è un bosco molto molto umido, cioè molta umidità, per cui la vegetazione è molto rigogliosa. E quindi siamo con i ragazzi di giù e proviamo a raccontarvi questo fantastico trekking. Le aspettative sono molto alte, non vedevo l'ora di farlo, e vi lascio alle immagini e venite con me ed esploriamo questo nuovo trekking. Calderao Verde è un luogo incantevole e misterioso, situato nel cuore dell'isola di Madeira. Il suo nome significa calderone verde e deriva dalla forma della conca naturale, dove si trova un lago di colore smeraldo, alimentato da una spettacolare cascata di oltre 100 metri di altezza. Questo luogo è il punto finale di una levada, un antico canale d'acqua che attraversa le montagne e i boschi dell'isola, portando vita e fertilità alle terre coltivate. Calderao Verde è un paradiso per gli amanti della natura, che possono ammirare la ricca biodiversità di Madeira, con le sue piante endemiche, i suoi uccelli colorati e le sue farfalle esotiche. Calderao Verde è anche un luogo di storia e cultura, che testimonia il lavoro e la saggezza dei primi coloni dell'isola, che seppero sfruttare le risorse naturali in armonia con l'ambiente. Ragazzi, fino ad ora è qualcosa di assurdo, veramente può essere paragonata alla foresta amazzonica, perché guardate, è veramente impressionante. E poi ci sono un casino di odori buonissimi. In pratica il sentiero costeggia questo fiumiciattolo, che dovrebbe essere una sorta di sistema di canali che porta l'acqua da monte fino a valle e poi viene utilizzata per irrigare i campi e probabilmente per riempire delle cisterne a valle. Però ragazzi, è veramente, ogni passo è qualcosa di epico, guardate. E vi assicuro che in camera non rende affatto la bellezza del posto, però veramente pazzesco. Credo che se venite a Madeira, Calderao Verde è una tappa d'obbligo. Alcuni tratti del sentiero sono stretti e vertiginosi e ben segnalati, ma non sempre così sicuri, a volte sono provvisti soltanto di una fune come parapetto. C'è quella foto classica per spaccata. Vai, 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 vai! Ma ti stai proprio appoggiato come se... Sempre... Mi sto sedendo su una... Così? Fai... Oh, beh, 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 beh. Sì, è troppo poco. Sì. Qua abbiamo rischiato, andava tutto di là, tutto di qua, continuavamo ad andare avanti in questo lì. Perché è consigliato?
Mamma mia! No, no! Oddio, ma sia destra che sinistra? Ok. Ma questo è giusto in piedi qua. Dai che si apre! Dai che si apre! Siamo, vai! I suoi strapiombi sono altrettanto spettacolari, offrendo viste mozzafiati sulla costa delle montagne e sulle valli sottostanti. I più coraggiosi possono avvicinarsi al bordo e godersi il panorama dall'alto, mentre i più prudenti possono ammirarlo da una distanza più sicura. In ogni caso, i suoi strapiombi sono una sfida, una ricompensa per chi si avventura in questa allevata. Allora, raga, stiamo nella strada di ritorno. C'è un panorama assurdo, veramente assurdo, non rende la dimensione. Tramite la clip vi assicuro che non rende minimamente. Poi ci sono tutte stradine che costeggiano il fiume, come vi ho detto prima, queste, e noi praticamente camminiamo a fianco. Il problema dove sta? Quando incontriamo dei pullman veri e propri di persone che passano in senso opposto, e quindi è comunque pericoloso, perché siamo costretti a sporgerci alla questa specie di rinchiera, e come vedete giù c'è immediatamente il dirupo. A breve vi faccio vedere delle gallerie che danno modo di collegare i sentieri aperti. Sono veramente fighe, in alcuni tratti si abbassano tanto. Io sono alto 1,90 m e in alcuni punti mi devo abbassare veramente parecchio, ed è necessaria una torcia. Quindi ora, appena arriviamo, ve le mostro. E niente, ragazzi, è veramente spettacolare, è un sentiero bellissimo e stra consigliato. Se venite qui a Madeira dovete farlo. Allora, il problema principale è quando si incontrano le altre persone che vengono contro, perché non c'è spazio, e poi soprattutto l'altezza, perché in alcuni punti, soprattutto all'ultima, la terza, è molto bassa, e quindi bisogna camminare accovacciati e il rischio di dare una testata è molto alto. Ora entriamo alle altre due. Infine è un luogo di emozione e avventura che regala sensazioni uniche a chi lo visita, tra il fascino della natura selvaggia e il brivido di tunnel scavati nella roccia. Caldera Verde, insomma, è uno dei tesori nascosti di Madeira, un'isola che non smette mai di stupire. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del trekking. Lì c'è il parcheggio con le auto. E allora, ho l'app del telefono e probabilmente mi ha sbagliato a calcolare i chilometri. Mi segna 20 km ma dovrebbero essere 14, quindi forse nelle gallerie avrà avuto qualche problema.
E comunque il trekking veramente veramente consigliato, adatto a tutti. Chi soffre di vertigini deve stare un po' attento alle parti più esposte, ma comunque c'è sempre quella specie di ringhiera in ferro, collaccio di ferro, che mantiene la sicurezza. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ora andiamo al rifugio a mangiare una buona cheesecake e ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Ciao ragazzi.